Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Che bella giornata oggi, ha piovuto fino a ieri e oggi vi mostro un po' come funziona il trapianto delle piantine qui nel compost, direttamente nel compost. È un'esperienza nuova per me, però è circa un 20 giorni che continuo a mettere piantine, oltre a un po' di semina. La semina sono quelle delle lattughe lì, tutte quelle che vedete sono piantine che ho già messo nelle scorse settimane, eccole qui, guardate che belle. Ma volevo farvi vedere un attimino come funziona il trapianto semplicemente nel compost. Magari qualcuno di voi, come me, fino a poco tempo fa non sapeva neanche di cosa si parlava, e vi faccio vedere quanto è comodo, quanto è semplice e veloce. Allora, le piantine da mettere sono una parte di queste, le vedete schiacciate perché stamattina ci ha trovato uno dei miei gatti che ci ha camminato sopra. Ragazzi, poi però così è difficile. Perla, perla sul mais. Ma porca miseria, dai, vieni via di qua, dai. Incredibile, ma si sdraia e vuole le coccole questa, dai. Porca miseria. E quindi è meglio che le trapianti subito perché sennò poverine non se li prendono più. Allora, io qui avevo già fatto un foro, uso semplicemente questo attrezzino qui, è di una semplicità incredibile. Schiaccio sotto, tiro via tutto il pane di terra, eccolo qui, con le piantine. Speriamo si riprendano. Semplicemente metto nel foro. Appoggio la terra intorno, basta, finito. È veramente molto molto semplice. Il compost ovviamente è morbido, quindi questo va giù da solo, questo piantatoio. Può capitare che non tutto il panetto di terra venga fuori, comunque è importante che noi abbiamo le radici. Ecco qua. Le metto anche leggermente in profondità, eh. Metto giù, scosto la terra. E ci lascio, se posso, se riesco, un pochino di profondità in modo tale che poi venga raccolta l'acqua. È molto drenante questo compost qui, quindi l'acqua viene lavata via subito, viene assorbita immediatamente. Non ho il rischio di avere ristagno idrico qui. E questo è un altro vantaggio che non ci avevo pensato all'epoca quando l'ho comprato. Guardate che bella questa. Se solo i miei amici gatti non l'avessero schiacciata. È ancora bagnato perché è piovuto fino a ieri. Però un goccio d'acqua glielo do lo stesso perché per minimizzare un po' lo stress del trapianto. Fatto. Qui ho della bietola, guardate che bellina che è, anche questa sta iniziando a soffrire. Questi invece sono dei radicchi che avevo salvato dall'orto invernale, vedo che piano piano si stanno riprendendo fin dove arriviamo, ma ecco qui ho messo un po' quello che avevo, purtroppo come vi dicevo i gatti hanno un po' rovinate, ma pazienza, dai, spero che si riprendano. Giusto, giusto una bagnata per farle riprendere, ma il compost è già bagnato, quindi basta così. Ok, ne approfitto in chiusura di video per farvi vedere un po' quello che è venuto fuori con queste giornate di pioggia. Queste le avevo trapiantate forse 10 giorni fa, queste invece le ho seminate, adesso ve lo dico. Il 26 di marzo e hanno preso tutte praticamente, due file avevo fatto. Qui un po' di insalatine, anche queste le avevo trapiantate a metà aprile. Queste un po' prima le ho trapiantate il 16 di aprile. Quelle le avevo salvate e trapiantate. Hanno passato l'inverno, si erano un po' rovinate, le ho potate, insomma, passatemi il termine, dai, le ho ripulite e le ho rimesse nel compost, si sono riprese benissimo con le piogge.
Queste sono le prime che ho messo, queste le avevo trapiantate a marzo, siamo verso la fine di aprile, si sono riprese quasi tutte, stanno cominciando a venire fuori le foglioline, quelle colorate, guardate che belle che sono, danno un tocco di colore a tutto il cassone. Ne approfitto per farvi vedere una cosa, ho poche infestanti qui, ne ho veramente pochi, ma quando vengono bisogna toglierle praticamente subito. Questa l'avevo già tolta. Sotto questo cassone qui non ho messo il cartone perché non ce l'avevo. Lì invece, guardate, c'è un pezzo di cartone che esce. Lì infestanti ancora non ne ho viste. Qua cominciano ad arrivare. Eccole qua. Adesso io dovrei andare giù e cercare di togliere tutta la radice, ma non ho con me l'attrezzino. Tolgo questo, copro, tolgo la luce e piano piano lei si indebolisce. Sì, comunque l'ideale sarebbe andare giù con una palettina e togliere tutta la radice. Qui ne abbiamo un'altra, questa non è opera mia. Quindi la differenza tra usare il cartone e non usarlo c'è e si vede. Infatti sto mettendo da parte i cartoni perché ho capito che è un buon metodo per rallentarne la crescita. Vedete questa? Un'altra. Ecco, diciamo che è abbastanza veloce. Adesso questa è perché ho tagliato l'erba prima. È abbastanza veloce come pulizia dei cassoni, non c'è molto da fare e questo mi piace. Adesso devo vedere come si comporteranno quei mesi a venire, ma se questa è la premessa, sono veramente contento. Bene, dai, volevo solo farvi vedere quanto è semplice, ma come dicevo, è il primo anno anche per me, quindi ho notato che è veramente uno spettacolo fare trapianti direttamente nel cassone, è semplice, veloce e funziona bene. Se vi può interessare come spunto, ne sono veramente contento. È tutto per oggi, dai, vi ringrazio per essere stati con me. Se vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale, condividete il video con qualche vostro amico, se magari avete qualche amico interessato sui vostri social, mi aiutate a far crescere il canale. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.